Oggi faremo questo cagnolino maltese, colore albicocca. E per fare questo cagnolino avremo bisogno di due tipi di lane, lana acrilica beige e la lana peluche. Ho utilizzato questa, però va bene anche Duchessa, è la stessa. Questo l'avevo trovato in offerta. Ma comunque con questo gomitolo usciranno 4 cagnolini di questa misura. E questo è il nostro cagnolino. Avremo bisogno per realizzare anche un uncinetto di 2,5 mm. Anche per fare le orecchie un uncinetto di 1,5 mm, le forbici, il lago di lana. E il nostro cagnolino mide misura 8 cm di lunghezza, 8 cm. Avremo bisogno anche gli occhi di sicurezza di 1 cm, di 1 cm, anche un naso di 1 cm, quindi due occhi di sicurezza e un naso, tutti e tre di 1 cm. Iniziamo a fare un anello magico di 6. Io vi spiegherò come fare, come utilizzare questa lana insieme alla lana acrilica. Non farò il video di tutto il procedimento, vi darò solo gli schemi come farlo. Adesso vi spiego. Chiudiamo il nostro anello magico nella prima maglia realizzata e così faremo in tutte le parti del corpo. Solo la prima faremo solo con la lana acrilica. Il secondo giro faremo insieme alla nostra lana peluche. Così faremo tutte le altre parti. Ok, adesso state attenti. Prendiamo la nostra lana peluche, li mettiamo a fianco e faremo così. Prendiamo l'uncinetto e facciamo il nostro primo aumento. Adesso faremo 6 aumenti, il nostro secondo giro. Faremo così. Prendiamo il nostro uncinetto. Entriamo sotto la lana peluche, prendiamo il filo e passiamo tutti e due. Così abbiamo preso la lana peluche. Adesso facciamo il secondo punto, perché è un aumento. Faremo lo stesso con l'uncinetto. Entriamo, prendiamo il filo, passiamo in tutti e due. Vedi così abbiamo preso la lana. Adesso faremo il secondo aumento. Entriamo con l'uncinetto in tutti e due i fili, prendiamo il filo della lana acrilica e passiamo in tutti e due. Prendiamo il filo e passiamo tutti e due.
La nostra lana peluche sarà sempre a fianco alla nostra lana acrilica. Capito? Non la lavoriamo. E ogni volta che facciamo un punto stringiamo bene. E così faremo tutti i punti uguali. Capito? Sempre a fianco. Non dovete essere così attenti di non saltare nessun punto perché lì si vede. Quindi sempre a fianco. Tutti i due lani. Dovete avere tanta pazienza. Ma il risultato è molto buono. Guardiamo dall'altra parte. Sì, così possiamo anche contare. Si vedrà sempre quella parte dove possiamo contare i punti. Mettiamo sempre a fianco la nostra lana peluche e facciamo tutti i punti. Adesso lascio lo schema di fare tutte le parti del cane. Ma questo il procedimento è questo. Praticamente lavoriamo solo la lana acrilica e affianchiamo, mettiamo insieme la lana peluche. Dall'altra parte non si vede niente, dall'altra parte si vede solo il peluche. Questa è la magia. Qua li lascio lo schema di fare tutto il corpo. Ho fatto fino al giro 25 dove mettiamo gli occhi e lasciamo 4 spazi fra di loro e riempiamo con la nostra ovata e continuiamo. Abbiamo finito di fare il muso, lo mettiamo qua, mettiamo un po' di ovata e cuciamo. Eccoli. Abbiamo fatto la zampetta e facciamo 4. Adesso faremo le nostre orecchie e faremo 6 catenelle con l'uncinetto 1.5. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Adesso affianchiamo la lana peluche come vi ho spiegato in tutte le prime parti, il primo giro faremo solo con la lana acrilica, invece la seconda insieme con la lana peluche. Ok, adesso faremo un punto in ogni punto. 1 2 3 sempre a fianco, 4 5 e 6. Adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro.
Giriamo, mettiamo la lana a fianco. Ok. E facciamo un punto in ogni punto. Uno. Un punto. Così fino alla fine, che faremo una catenella per girare il lavoro, un punto in ogni punto, 6 punti, l'ultimo è sempre difficile. Adesso faremo una catenella e giriamo il lavoro. Sempre dall'altra parte, lasciamo solo una parte con il peluche, che è l'orecchio, quindi anche qua faremo un punto in ogni punto. Abbiamo fatto 3 giri di 6 punti. Ok, facciamo ancora una catenella e giriamo il lavoro. Ancora faremo un punto in ogni punto. Bene la nostra lana peluche, continuiamo sempre a fianco. Okay. Io mi auguro che avete capito il metodo e voglio vedere le foto di quello che fate, così sarò contenta di aver compartito tutto quello che ho fatto. Ultimo punto. Che è sempre difficile l'ultimo punto. Ok. E facciamo una catenella per girare. Ok. Bene, e facciamo ancora un altro giro di un punto in ogni punto. Qualsiasi domanda mi potete scrivere, io sono lieta di rispondervi. Ok, una catenella, giriamo il lavoro, mettiamo bene la lana, peluche davanti e adesso faremo così. Ok, allora adesso dobbiamo saltare. Saltiamo un punto, quindi troviamo i punti qua, questo no, entriamo qua, sempre a fianco con la nostra lana peluche. Quindi saltiamo un punto e faremo solo 5.
Continuiamo. L'ultimo punto e faremo una catenella per girare scappata. Ecco, una catenella, giriamo il lavoro e faremo 5 punti. Un punto in ogni punto. Se volete farne l'orecchio più grande, potete continuare e farlo più grande. A me è piaciuto così, più piccolino. Ok. Adesso abbiamo finito. Lasciamo l'ana per cucire dopo e basta. E così, questo è l'orecchio. Dopo lo lasciamo lì. Basta. Se abbiamo finito, abbiamo messo le spille, tutte le parti, le zampette, le orecchie, la coda, il musino l'abbiamo già cucito prima. Facciamo solo con la lana acrilica. Eccolo, abbiamo finito di fare il cagnolino, abbiamo cucito tutte le parti e così è rimasto. Mi auguro vi sia piaciuto questo tutorial. E al prossimo video. Ciao ciao!